Non è sempre semplice seguire cambiamenti legislativi che trasformano una materia come quella degli appalti pubblici nel corso degli anni, spesso anche con mutamenti improvvisi cui bisogna far fronte con tempestività e competenza. Fra gli strumenti che forniscono il necessario aggiornamento professionale ci sono gli incontri dedicati al settore, come quello che si è svolto oggi a Palazzo San Giacomo, dedicato alle novità in materia di appalti pubblici, verifica e validazione dei progetti, insieme con l'Unione Nazionale Italiana Tecnici e Enti Locali. L'obiettivo dell'associazione è molto semplice: formare e informare i tecnici della pubblica amministrazione. Sul nostro sito potete ovviamente trovare molte cose che interessano i tecnici e molte risposte alle vostre domande le potete trovare con l'aiuto dei nostri esperti che sono a vostra completa disposizione. L'utilità di iniziative come queste è soprattutto il dialogo diretto con coloro che contribuiscono all'aggiornamento del quadro normativo, ovvero in questo caso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Da 2 anni a questa parte il codice dei contratti pubblici è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, più di 120, e quindi oggi illustreremo gli interventi più importanti che riguardano l'attività dei tecnici degli enti pubblici locali. Le principali novità riguardano l'azione amministrativa, cioè la semplificazione dell'azione amministrativa, e in questo settore illustrerò gli interventi più importanti fatti dal legislatore. Ma circa il 60% degli articoli del codice di appalto subito vende variazioni. Questo fatto sì che anche in mancanza di indicazioni su come comportarsi nel transitorio delle variazioni, ha fatto sì che a un certo punto nascesse anche molto contenzioso. E quindi il contenzioso che è cosa, diciamo, di grande complicazione di interesse per la conduzione di un appalto pubblico e quindi interesse per un'amministrazione pubblica come quella del Comune di Napoli. Se non ricordo male, mi sembra che circa 6.000 sono, diciamo, gli interventi sia di sentenze del TAR del Consiglio di Stato oppure di indicazioni del Consiglio dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici o alcuni articoli del codice degli appalti.